dal passato, al di là del risultato, cosa, se c'è qualcosa, non ti è piaciuto della squadra? Ma nel complesso ti devo dire niente. Poi analizzando la partita e i gol presi, i tre errori da cui sono scaturiti i tre gol loro, perché sono stati tre gol, bravi loro a sfruttare le occasioni concesse. Tre gol su tre, diciamo, errori nostri, a livello individuale, che poi hanno determinato la sconfitta. Quindi solamente per questo. Su questo dovremmo migliorare, perché se abbiamo perso la partita oggi vuol dire qualcosa da migliorare c'è. Però devo fare solamente i complimenti e elogiare i ragazzi come ho fatto a fine partita negli spogliatoi, perché credo che questa che abbiamo intrapreso, diciamo, già con il Taranto è la strada giusta per toglierci molte soddisfazioni e fare un campionato comunque da, non da semplici partecipanti, ma da protagonisti. Anch'io ti faccio i complimenti per la prestazione di oggi dei tuoi ragazzi, però se dobbiamo trovare una causa di questa sconfitta, può essere il calo fisico che c'è stato nell'ultima mezz'ora che poi ha portato pure a degli scompensi, cioè quello che ha fatto Caccetta molto probabilmente è dovuto a grande stanchezza. Sei d'accordo su questo o c'è qualcos'altro? No, obiettivamente sapevamo con il nostro staff, con il mio staff, che con l'intensità così alta che abbiamo messo oggi contro una squadra che fa la priorità, diciamo, del suo gioco l'intensità, perché Matera penso è la squadra che è una che esprime il maggior calcio ad alta intensità e con qualità. Quindi sapevamo che potevamo andare in difficoltà nella fase finale del secondo tempo. Infatti per 70 minuti credo che abbiamo tenuto il campo alla grande, sovrastando spesso anche negli uno contro uno in Matera. Poi purtroppo c'è stato questo calo che è conciso poi comunque sia con gli errori che poi hanno determinato la sconfitta. Poteva accadere anche a inizio partita, come è accaduto magari, no, sul primo gol. Quindi sono episodi che purtroppo condizionano il risultato finale, ma non, nella mia mente la prestazione dei ragazzi rimane eccellente. Morelli, quello io sono venuto appositamente da Roma per vedere questa partita e per fare il tifo per l'allenatore Stefano De Angelis, che è un romano nato a Roma. Questo Matera, io dico, a margine della partita, porta sfortuna a Cosenza, perché se ti ricordi a Matera abbiamo perduto nell'ultimo secondo di recupero. Oggi è andata così, ma io dico, abbiamo sullo 0-0 abbiamo colpito l'incrocio dei pali, due volte in vantaggio, ma possibile che non sono state sufficienti queste cose bellissime fatte dal Cosenza per vincere? E congratulazioni, io seguo il calcio da una vita, oggi ho visto un primo tempo bellissimo, favoloso, un Cosenza così non lo vedevo da 20 anni e credetemi, congratulazioni. Mister. Segno evidente che quello che abbiamo fatto di buono oggi non è servito, perché sennò non perdevamo. Però ripeto, sono pienamente contento della prestazione dei ragazzi, perché anzi sono andati secondo me oltre ogni più rosea aspettativa. La prestazione a questa intensità era difficile da mantenere anche per 45 minuti consecutivi. Invece per 70-75 minuti hanno giocato un buon calcio ad alta intensità, con ritmi molto elevati. Quindi è normale, come hai detto te, tocca migliorare su determinate cose per poter poi sperare con queste prestazioni di vincere con tutte le altre squadre. Fabio Mandato, Palla di Vita, poi Massimo Vitieri, giornalista. Pronti via, ho visto un Caccetta subito impressi, è la prima cosa che gli hai chiesto. No, il nostro obiettivo principale, visto che comunque sia, non possiamo ripartire solamente con le folate di Statella, che è devastante sotto questo punto di vista, no? È di attaccare le squadre alte, ma a prescindere da Matera, credo che appena staremo a puntino anche a livello fisico lo faremo con tutte le squadre, sperando anche per più minutaggio. Quindi sarà una nostra prerogativa andare ad attaccare nella metà campo gli avversari, poi dipenderà comunque sia dagli avversari che andremo a affrontare, perché comunque sia un conto è giocare contro il Matera, un conto è giocare contro altre squadre di minor caratura tecnica e tattica, diciamo. Quindi. Mister, buonasera e complimenti. Ciao. Due domande. Ti aspettavi questo primo quarto d'ora così frenetico che inevitabilmente comunque è stata una partita dei primi 20 minuti di un'intensità pazzesca? E poi confermi la mia sensazione, cioè che le nostre sostituzioni non hanno di fatto
fatto variato quello che poteva essere un quid, cioè una copertina un po' corta la nostra per quanto riguarda le sostituzioni. Certo, non voglio fare il paragone al Matera perché stiamo parlando di un'entità economica elevata, però ecco, forse ha dimostrato oggi che questo Cosenza è un po' la coperta corta. Ma innanzitutto sì, mi aspettavo un inizio di partita così, perché comunque sia ai ragazzi avevo chiesto questa intensità sin da più un minuto, perché sapendo di affrontare gente della qualità dei calciatori di Galmatera, che penso non è seconda a nessuno in questo girone, se non attaccavamo in quel modo rischiavamo di prendere imbarcate, soprattutto abbassandoci molto. Quindi ho chiesto e ottenuto dai ragazzi quello che poi su cui si era lavorato in queste settimane. Ora ecco, facciamo sbollire un po' questa sconfitta, perché comunque sia sicuramente ci si dormirà poco stanotte, no? Perché poi la rabbia è tanta dentro. E poi da domani cominceremo a valutare con il direttore dove poter intervenire in questo mercato, perché comunque sia un paio di innesti in questa squadra servono, perché il campionato è ancora lungo e a questa intensità che io chiedo sistematicamente durante gli allenamenti e durante le partite, ovviamente determinati ricambi andranno fatti. Antonio Clausi, Cosenza Channel. Io volevo sapere le condizioni di Baglai, che è uscito. No, sembra che meno peggio di quello che sembrava, si era bloccato il ginocchio, però fortunatamente dentro con l'intervento del nostro staff sanitario diciamo che hanno un po' alleviato il problema e anche il dolore ad Alan, quindi penso domani valuteremo quello che è accaduto, però non è così grave come sembrava. Stefania Scalfò, Carla TV. Solo per sapere se Cavallaro è uscito per una scelta tecnica oppure non ne aveva più. Non ne aveva più, che correre per 70 minuti a quei ritmi per un esterno poi non dotatissimo fisicamente penso può essere abbastanza pesante. Ha dato tanto Giovanni, ha fatto notevoli spunti a livello individuale, saltando spesso l'avversario in uno contro uno, e anche in fase difensiva ci ha dato una grossa mano, quindi è normale che era palese che poteva calare fisicamente, quindi la sostituzione è stata soprattutto a livello fisico, diciamo. Che Giorgio Giorno senza post, poi chiudiamo solo un'ultima domanda. Ciao mister e complimenti per la partita. Grazie. Volevo sapere semplicemente quanto le hanno fatto piacere gli applausi del pubblico a fine partita. Ho fatto un discorso alla squadra subito dopo la partita negli spogliatoi prima della doccia, e credo che raramente si veda nei campionati italiani soprattutto, no? Uscire una squadra sconfitta 3-2 in casa, uscire fra gli applausi. Quindi vuol dire che la strada è quella giusta, che comunque abbiamo in questa partita entusiasmato il nostro popolo, e penso che questa debba essere la spinta giusta anche da parte della squadra nei confronti di questa tifoseria, che se vede, anche se è la squadra che perde, ma ci mette l'impegno che ci ha messo oggi, penso esca sempre a fare gli applausi. Quindi deve essere un'arma in più per noi questo, uno sprone in più per i ragazzi. Moralmente abbiamo grazie a mister De Angelis.